A parte con le freccette, con il tuo turno nel primo leg del secondo set, abbiamo visto già la prima grande opportunità buttata alle ortiche da parte di Cisnal, che come dicevi giustamente Davide, doveva partire forte, anche se va detto che nei suoi precedenti turni è sempre partito un po' lentamente e ha sempre rimontato, perché comunque anche ieri con Oshii era sotto 3-1, si è portato 3-3 e poi è volato via. E poi dopo non dimentichiamo mai la precedente finale fatta da Adams, che vinceva 6-7-0 contro Nixon 3 anni fa, 2007. Quindi come diciamo sempre, la partita di freccette è appena iniziata, si può ribaltare in qualsiasi momento. Resta però il fatto che certi errori non devi farli, devi farli nei nostri tornei amatoriali, figurati se puoi farti, se puoi permetterteli a questi livelli. Comunque dall'altro lato, per mantenere insomma, un po' set di vantaggio, sì, quello sì. Dall'altro lato, per incoraggiare un po' il giovane Cisnal, perché vogliamo la partita ovviamente, assolutamente quegli no. Errori meglio farli adesso che non tra un'ora, ecco, diciamo così. Quello... È la tenuta nervosa che mi preoccupa, io ritengo molto più importante, sì, a questi livelli la tenuta nervosa, decisamente, perché comunque sono due ottimi giocatori, quindi la differenza tecnica è veramente minima. Sì. La differenza la fa appunto l'esperienza e la tenuta nervosa, e da questo punto di vista qua Adams è una roccia, quindi... È vero, tantissime presenze per lui tra semifinale e finale, come abbiamo detto negli ultimi anni. Cioè, non ha mai mancato l'appuntamento, quindi in questi 17-18 anni, per cui è ovviamente il favorito. Eh sì. Per lui, come abbiamo detto, una vittoria nel 2007, una finale nel 2005, quindi questa è la terza finale in carriera. E in poi più si è perso 4 semifinali di fila o 3 semifinali di fila contro Barnevald. Sono in generale 5 semifinali disputate più altri 3 quarti di finale. Insomma, negli ultimi 10 anni è sempre arrivato almeno tra i primi 8. Esatto, quindi e spesso e volentieri tra i primi 4. È il numero uno d'Inghilterra, sì, sicuramente capitano della nazionale inglese, ovviamente. Chiude il primo leg, si porta 1-0. Abbiamo visto che comunque il numero di freccette non è proprio mostruoso, quindi chiudono entro le 18, che per loro è sicuramente, come dico io, il minimo sindacale, quindi il livello di gioco non è proprio mostruoso. Beh, ci aspettiamo comunque che si alzi nel corso dell'incontro, perché anche per loro ovviamente è impensabile poter mantenere medie paurose dall'inizio alla fine di una partita che potrebbe durare anche 2 ore, se non qualcosa in più addirittura. E comunque 2 ore per far 13 set sono comunque poche. Eh sì, veramente. A questo sempre proposito, si arrivano al 13. Sì, noi ricordiamo come sarà, come dovrebbe essere il nostro palinsesto odierno. Rimarremo qui in diretta su Eurosport 2 fino alle 20:30. Seguiremo quindi la prima parte integralmente in diretta e poi avremo uno spazio dalle 22:15 su Eurosport International sul canale 210, quindi e lì daremo eventualmente la parte finale, quello che ci siamo persi di questa importantissima finale dell'EXAI 2010. '60 per Adams. Che vedete, 9 frecce tirate, stanno proprio andando abbastanza tranquilli. Ecco. Eh sì, soprattutto nei primi leg del set non c'è la fretta, non c'è la frenesia di andare a cercare medie spaventose. Comunque Cisnal è già a 118. Sì, sì. Diciamo che sono cose che un giocatore non le programma a priori, dipende da come cominciano, cioè come ti senti la freccetta, eccetera. In questo caso sicuramente la cosa sta tutte e due, bellissima chiusura intanto a 118. 118 l'aggiunge alle sue tantissime chiusure oltre ai 100 ottenute nel torneo, come detto lui è anche detentore del record dell'edizione con il checkout più alto a 164, ieri 4 checkout oltre il 100 contro Tony Oshii. Questo a garanzia di un livello di gioco strepitoso, non è solo uno che martella il triplo 20, è anche capacissimo di andare a svariare per il bersaglio. No, è sicuramente un ottimo giocatore. Io mi sono rivisto i numeri della semifinale di ieri, devo dire che purtroppo non abbiamo potuto vederla,
Ma il discorso è che secondo me Oshie ha sbagliato un sacco di doppie, perché ho visto, sì, che i numeri erano più o meno uguali per tutti e due i giocatori. Ecco, come dicevi tu prima, lui ha fatto qualche chiusura over 100 in più, però bene o male erano a livello di 140, 100, 180 più o meno erano tutti e due uguali. Quindi vuol dire che per essere finita 6-3 per Cisner, vuol dire che Oshie nel suo turno arrivava quasi sempre in doppia prima, ma comunque ne ha veramente sbagliate tante. Comunque ricordiamo Tony Oshie numero uno del tabellone reduce da una stagione strepitosa. Cisnal ha battuto lui, ha battuto Tedenke, campione del mondo in carica, ha battuto Fitton al primo turno, che era forse il maggiore indicato ad arrivare in finale dalla parte alta del tabellone, o perlomeno in semifinale, o comunque almeno in semifinale, era uno dei massimi favoriti. E quindi Dave Cisnall al suo primo grandissimo appuntamento, non stupisce che sia arrivato fino a qui, perché no. Se l'è meritato. Vittime. Attenzione, triplo 60, 19, non può più chiudere, doppio 10, la rimane 52, si porta 83, 51-32 da parte di Adam, questa c'è. Vediamo. Triplo 17 trovato, sbagliato, doppio. Vediamo. 16 mancato, ancora una, e lo manca ancora. Adesso vediamo se è capace Cisnall di approfittare come ha fatto prima, perché vorrebbe dire fare il break, quindi poi dopo toccherebbe a lui. 16, doppio 18, lo manca di un Mamma soffio. Mamma mia. Ferro. E Cisnall, ferraccio, come sì, diciamo. Ferraccio. Cisnall ha questa capacità, nonostante sia ancora giovane, 29enne, non proprio un ragazzino nella vita, livelli, ma giovanissimo per le freccette, di prendere tempo, di ragionare, di essere comunque una persona razionale e non farsi prendere né dallo sconforto né dall'entusiasmo. Doppio 16, tre possibilità per Adams per portarsi sul 2-1 in questo secondo set, e lo trova al secondo tentativo, e sono due le possibilità. Vediamo. Sono due leg regalati ancora, purtroppo. Comunque Cisnall ha dimostrato di essere uno che non si abbatte, appunto, proprio. No, comunque la partita è lunga, partita quindi, è lunga, diciamo sempre. Ma appunto, come dicevo, però ha dimostrato di avere raggiunto evidentemente una certa maturità dal punto di vista sia personale che soprattutto nella gestione del gioco. Attenzione, brutto leg, giro, brutto. Leg veramente solo buttato via già inizialmente. Vediamo, deve qua deve scappare via subito. Sì, qua deve assolutamente approfittarne Cisnall. 20 di pochissimo, ancora 20 di pochissimo, deve mettere il triplo 20, no, non ne approfitta, solo 60, e in questo momento sono pochi, serviva almeno un 140 per... No, anche un 100 poteva, diciamo che poteva tranquillamente tirare per primo, invece adesso, ecco, sono 3,61, 3,41, quindi praticamente si ricomincia da capo. Quindi eccolo il triplo 20 che serviva prima, poi un 20 singolo, ed un altro triplo 20, eccolo qui il 140, si porta a 201 Cisnall. 20, triplo 20, e triplo 20 140, risponde, 140 di Adams, 221. Ecco, poi una cosa che volevo far notare sono la lunghezza delle freccette di Adams, che sono veramente 139, ottimo. Bellissimo. Sono veramente lunghissime. Sì, tra l'altro molto sottili, molto lunghe. Che è lungo sia il corpo che il codino, con la retta personalizzata sua del lupo. Sono quasi una spanna di freccette. E ti posso garantire che gestire freccette così lunghe, con, poi col tipo di tiro che ha lui, molto secco, non è facile. Quindi doppio 16 per chiudere per Cisnall, lo manca! Ma, e poi di pochissimi, peccato. Non le sta tirando male le doppie. No, no. Non entrano. Beh, quello da un certo punto di vista, quello è confortante, nel senso, sì, che non è un problema tecnico, evidentemente. È anche frustrante, però posso capire. Sì, quello quando, lo posso capire, effettivamente. Quando le sbagli di così poco, attenzione. Attenzione che Adams, però, stavolta non ne approfitta. Deve assolutamente chiudere. Qui deve assolutamente chiudere Cisnall, il doppio 16, ha tre opportunità. Non lo c'entra con la prima, sempre veramente millimetrico nel suo errore. Ancora un errore millimetrico, peraltro si è chiuso parecchia visuale sul settore. E lo trova con la terza, bellissimo. Questa è un